Ciao ragazzi! Come abbiamo visto per i nomi ci sono i generi maschile e femminile. In ugual modo per gli articoli abbiamo il genere maschile e femminile. Prima opzione per il singolare femminile è l'apostrofo più vocale, ad esempio l'amica oppure l'isola. Seconda opzione, la più nome che inizia per consonante. Ad esempio, come abbiamo visto precedentemente, la porta, la finestra, la penna. In entrambi i casi l'articolo femminile plurale è le, perciò le porte, le finestre, le penne, ma anche le amiche o le isole. Per quanto riguarda il genere maschile, abbiamo tre possibilità, esattamente tre. Allora, la prima. Uguale all'esempio per il femminile abbiamo L' più vocale, perciò ad esempio l'amico oppure l'orologio. Seconda possibilità di articolo maschile singolare, lo. Lo si usa con i nomi che iniziano per S più consonante, ad esempio lo studente, oppure Z, lo zaino, oppure terza possibilità. GN, il suono gn, ad esempio lo gnocco. Quinta possibilità, nomi che iniziano con PN, ad esempio lo pneumatico, oppure che iniziano con PS, ad esempio psicologo, lo psicologo. In entrambi i casi, per L' e lo, l'articolo maschile plurale è gli, perciò gli zaini, gli studenti, gli psicologi, eccetera, eccetera, ma anche gli orologi e gli amici. Per tutti gli altri nomi abbiamo l'articolo il, perciò il tavolo, il libro, il dizionario, eccetera, eccetera, e al plurale il diventa i, perciò i tavoli, i libri, i dizionari. Ragazzi, stop! Basta per oggi, a presto e alla prossima. Ciao!